mi ci ha beccato. No. Pure questi, oh. Che furbo. Questo è colpa mia. Guarda, corrono, si rincorrono. E anche oggi, come tutte le settimane, due sponsorizzazioni dopo il decollo. Prima sveglia dell'Irlanda. Il cielo è un po' coperto, qualche goccia di pioggia ha già sbattuto sulla nostra finestra. Oggi dobbiamo percorrere 130 km per raggiungere Kilkenny. Qui siamo a Cookstown. A parte per un paio di cittadine che abbiamo trovato, il resto sono prati e pecore. Rettifica, c'è anche un mulino. Ed eccoci arrivati finalmente a Kilkenny. C'è un toro in calore che non sa più che vacche pigliare. Ecco, c'è il castello. Il giardino è spettacolare. Sembra finto. Non vediamo la fine. Che pratino inglese e pratino irlandese. Buongiorno, oggi si va alla Rocca di Cashel. Finalmente siamo arrivati, mancano 200 metri, abbiamo la macchina dietro in un parcheggio gratuito e adesso vediamo. Questo è il nostro albergo di Killarney, uno dei più belli che io abbia mai visto. Non tanto per quanto riguarda i servizi, i comfort, ma per questo panorama direttamente sul parco nazionale del Killarney. Qui dicono che nell'ora del tè, tra le 5 e le 6 circa, scendono i cervi con i loro cerbiattini. Ci troviamo sulla parte più alta del Ring of Kerry. Un anello di 200 km che percorreremo tutto e poi stasera ritorneremo a Killarney. Siamo arrivati al mare. Anche no. Eccolo qua. Precisamente sull'Oceano Atlantico. Abbiamo trovato questo Bambi, speriamo che non ci veda, siamo qui nascosti tra le frasche. Ci ha visto, scappa. Ma va, mica perché ci ha visto. Oh, ne abbiamo beccati tanti, sì che prima stavamo dietro a uno solo, a saperlo. Mi ci ha beccato. No.
pure questi, oh. Che furbo. Questo è colpa mia. Mi sa che sono lì perché c'è tanto da mangiare. Abbiamo beccato questo che si sta ricongiungendo con gli altri. Guarda a destra che ci sono. Vero? Ma come corre? Guarda, corrono, si rincorrono. E come ci avevano preannunciato, ora del tè, guardate chi è sceso nel parco a cercare da mangiare. Aspettate che esco in terrazza. Visto che roba?